Sì, è una scoperta congiunta, fatta insieme all'Università di Bologna, che consente la rilevazione molecolare di genomi di patogeni, quindi virus, batteri, in modo rapido con l'affidabilità molecolare. Quindi siamo in grado di identificare esattamente la presenza del genoma RNA o DNA dei patogeni senza dover passare dal laboratorio. Quindi è una tecnologia che consentirà test molecolari rapidi da effettuare, diciamo, in ambienti decentralizzati, quindi a casa o presso gli studi medici, non sicuramente nei laboratori. Sì, assolutamente. Una delle possibili applicazioni è anche questa, cioè nel momento in cui per esempio un bambino ha la febbre, oggi sappiamo bene che si aspetta qualche giorno e poi si dà l'antibiotico, invece grazie alla presenza di questa tecnologia sarà possibile subito fare un test rapido e capire se l'infezione è dovuta a un virus oppure a un batterio, quindi decidere subito il trattamento terapeutico con antibiotico o no. Volevo aggiungere anche che è una tecnologia che noi abbiamo brevettato come due università, quindi è patentata e proprietaria, quindi è una biotecnologia proprietaria, Università di Messina e Università di Bologna. Questo perché cerchiamo come università, diciamo, di intercettare il nuovo trend, no? La nuova visione che c'è della ricerca, che è quella che va verso il trasferimento tecnologico. Quindi abbiamo preferito non pubblicare subito, ma brevettare e insomma ora siamo pronti a scrivere i paper scientifici.